Filippa. Sì, sarà nelle sale domani, martedì, Pavarotti, il film documentario sulla vita, la carriera, l'intramontabile eredità del grande tenore italiano. Ne parliamo stasera con Nicoletta Mantovani. Nicoletta Mantovani, eccola qua, Nicoletta, la moglie di Luciano Pavarotti, con noi questa sera, grazie Nicoletta. E dunque da domani a mercoledì, per 3 giorni nelle sale, il film Pavarotti, film documentario diretto niente meno che da Ron Howard, uno dei più grandi nomi del cinema americano, regista, premio Oscar, autore di film indimenticabili, a cui abbiamo dedicato questa immagine. A Ron Howard. E salutiamo in collegamento con noi Ron Howard. Grazie. Ciao. Hello. Ben trovato, grazie infinite. A pleasure to be here. È un grande piacere essere qui, mi fa ancora piacere rivederti anche se via satellite stavolta. Grazie anche a me, spero di rivederti presto di nuovo la prossima volta qui, e complimenti per Pavarotti. È stato un sogno sapere che tu avevi questa intenzione, insomma. Credo che Nicoletta, insomma, no? Abbia... I will never thank you enough, non ti ringrazierò mai abbastanza per quello che hai fatto. Ron, che cosa hai scoperto di Pavarotti che non conoscevi? Fantastic. Beh, guarda, yes. Sì, dimmi. Che cosa hai scoperto di Pavarotti che non conoscevi? Oh, well, there was so much. C'era un sacco di cose. Man mano che ho iniziato a fare la ricerca per il film, sono davvero entusiasta, perché non è solamente un genio, è un grande performer, ma la sua vita era una vita a cui tutti potevano davvero ispirarsi, molto umano e poi anche straordinario, e molto molto una personalità che ispira tutti. E poi ho avuto la sensazione che esplorando la sua vita si riesce a dare alle persone che non conoscono bene l'opera la possibilità di capire davvero quello che ci vuole per essere in grado di essere un grande interprete a livello di Pavarotti, come lo è stato lui. E poi in ultima analisi io ho poi scoperto l'opera. Certo, ho sempre avuto un grande rispetto per l'opera, sono andato a vedere parecchi spettacoli, però improvvisamente ho avuto la possibilità di capire quanta emozione, quanto divertimento e quanto anche personale l'opera possa essere, perché per esempio le ha arie, l'interpretazione delle arie che ha cantato in momenti specifici della sua vita, per esempio quando aveva dei momenti particolarmente profondi dal punto di vista emotivo o di gioia o di grande dolore. E io come regista ho davvero visto nelle sue interpretazioni la grande forza di come riusciva a esprimere i suoi sentimenti attraverso l'opera e portarli al pubblico. Grande scoperta per me. Nicoletta, questo film è un grande tributo a uno degli artisti più famosi della storia, nonché tuo marito, ma anche un grande omaggio all'uomo, insomma, chi lo ha conosciuto e lo ha incontrato sa bene, insomma, quanta ricchezza ci fosse in ogni sfaccettatura e quanto
quanta esperienza, quanta vita c'era in ogni nota che riusciva ad emettere ogni volta che cantava, no? Lui è stato un uomo di grande simpatia, bontà ed insomma trasmessa proprio a tutti quelli che ha incontrato. Se tu dovessi dire una caratteristica di Luciano, cosa diresti? Non è facile, perché devo dire che aveva veramente tantissime qualità, però a me piace sempre ricordarlo come l'uomo che emozionò il mondo, perché io credo che la caratteristica di Luciano, oltre ovviamente una voce straordinaria che lui riconosceva aver ricevuto da Dio, quindi era una cosa, essendo molto religioso, sapeva che era un talento che doveva condividere con tutti, proprio perché era un talento che gli era stato donato, ma era una voce piena di qualcos'altro, piena di qualcosa che riusciva a farti sentire qualcosa dentro. E ancora adesso le persone mi fermano e mi dicono: io quando ascolto Luciano sento qualcosa di particolare. Beh, e credo che questa sia la differenza. Io ovviamente ho visto il film con grande, grande emozione. Mi permetto una divagazione personale, ma solo perché è funzionale al discorso che stiamo facendo. Io, grazie a Nicoletto, ho incontrato tanti anni fa Luciano Pavarotti. È stato uno degli incontri e anche delle persone che ho sentito più vicine alla mia vita, anche in momenti molto difficili e molto sinceri, e reciprocamente ci siamo stati vicino. E devo dire che è faticoso vedere questo film senza emozionarsi, soprattutto devo dire laddove canta, perché si capisce questa volta che quando cantava non era un lavoro, quando cantava era veramente la sua anima, la sua vita che veniva fuori. Io non so se Ronauer è d'accordo, ma ho scelto di mostrare una prima scena del film di Pavarotti che riguarda un incontro, facile a dire la verità questa volta, è stato facile, ma insomma con una delle personalità più importanti del pianeta, con cui poi lui ha avuto una relazione epistolare molto lunga, di amicizia addirittura. Mi sto riferendo a Lady Di, a Lady Diana. Siamo a Londra, 30 luglio 1991, una grande pioggia, signor, no Ron, una grande, grande pioggia quel giorno, un concerto memorabile. Vorrei, se sei d'accordo, mostrare questa scena appunto intanto da Pavarotti, prego, di Ron Howard. The title of the aria is Donna non vidi mai. It means I have never seen a woman like that. And with your permission, I would like to dedicate to Lady Diana. It was something magical, that the connection between the two of them. Like it was out of a fairy tale. Ron, che oltre che voce, anche che occhi, che sguardo che aveva, Luciano? Sì, sai. In molte delle sue interpretazioni ho avuto la sensazione di non vedere semplicemente un grande interprete, un grande cantante, ma anche un grandissimo attore. La mia carriera l'ho
passata lavorando con degli attori, ovviamente, no? Ci sono dei momenti in cui si esprimono e interpretano il loro ruolo e basta. Ci sono dei momenti in cui quei momenti sono profondissimi e, per esempio, se fai un primo piano te ne accorgi subito. Grazie davvero a tutto l'archivio dal quale ho potuto attingere, anche televisivo. Quei momenti erano fortissimi e anche divertenti. Abbiamo dei momenti esilaranti da dei talk show dove, per esempio, ti rendi conto di che uomo divertente era. Ma grazie per aver scelto proprio quella scena che hai scelto, perché sono convinto che nel viaggio della sua vita quella è stata una serata importantissima, perché ha cominciato davvero a intrattenere un rapporto profondo con Lady Diana e anche ha cominciato a diventare filantropo, a capire quello che lei faceva, e Luciano davvero ha capito come usare il suo potere, il suo prestigio, il suo talento per fare davvero la differenza. Questa cosa ha davvero cambiato la direzione della sua vita per gli anni che sarebbero poi seguiti, e ha fatto delle cose fantastiche di cui io ho grande ammirazione, oltre alla sua grande arte. Riprendiamo subito dopo la pubblicità. È un periodo, ci sono delle scene incredibili che mostreremo ancora dal film, è un periodo in cui c'è l'influenza. Piccolo ricordo di Luciano: una volta avevo l'influenza, mi ha detto mangia il formaggio parmigiano, non so se cura funziona, tutto. Cura tutto, però insomma così lo dico che servisse. Ci vediamo dopo la pubblicità. Luciano Pavarotti, Nicoletta Pavarotti e Ron Howard, regista appunto del docufilm Pavarotti, che sarà al cinema da domani e sino a mercoledì. Volevo chiedere una cosa ancora a Ron Howard. C'è nel film, fra i vari momenti e vari incontri, anche l'incontro con Bono, che oggi si direbbe stalker. Cioè, diciamo, Luciano Pavarotti è stato uno stalker. Per avere Bono a Modena, al Pavarotti and Friends, è andato proprio a casa sua a Dublino, e devo dire che ancora Bono, che gli U2 sono il tuo gruppo preferito, no? E quindi insomma immagino che tu abbia avuto una parte in quello, insomma c'è questo momento esilarante del vostro incontro del film con Bono, che era come se fosse accaduto il giorno prima, giusto Ron? Sì, è una scena fantastica questa, divertentissima, e poi davvero un grande dono al film avere una scena come questa, perché sì, si vede proprio che Luciano non era semplicemente un grande interprete, un grande artista, ma anche un grande attivista, e assolutamente affascinante, affascinava tutti, divertentissimo e coraggiosissimo. Per esempio il trucco che ha fatto con Bono, e spero che andiate al cinema, perché non voglio fare uno spoiler, guardate il docufilm perché è una scena fantastica. Il motivo per cui appunto abbiamo deciso di farlo vedere al cinema è perché c'è anche il mix musicale, quindi certo, non solo è bello ma è bellissimo anche come esperienza, guarda, per il pubblico di vedere un concerto. E poi anche Bono nelle sue interviste è stato davvero fantastico. Guarda, io ne mostro solo un pezzettino senza spoilerare, ma proprio appena appena, ed è davvero una cosa fantastica. È molto divertente. Allora, guardiamo tutto questo, passa per la domestica di Bono, che era italiana in quel momento, Teresa. Allora, io poi nella mia vita ho assistito, ti ricordi, a casa vostra, sì, penso, a una telefonata di Luciano a Bono, sì, per Sanremo. Sì. Bono voleva venire a parlare ma non a cantare, e Luciano disse una frase memorabile a proposito di umiltà. Disse a Bono al telefono: se canti, poi ti ascoltano anche. E così Bono venne a cantare anche quell'anno a Sanremo. Allora, guardiamo da
Pavarotti questa scena. Vai. He then started to petition our housekeeper Teresa, we need them modern, they now have to play the song. And I explained we definitely couldn't play modern and the band couldn't do it. We're in the studio at the moment. And before I could say no, he said, well, look, I'm on my way to the studio. And I said, no, we're in Dublin. He says, I am in Dublin. So there's a knock at the door. He arrives with a fucking camera crew to say, now you can tell the people that you're coming. How could you say no to that? You couldn't. He knew that. Welcome to Dublin. Well, thank you. And this is Brian. Hello, Brian. Hi, we met. Ciao. We met already. Is it true that this song of Sarajevo? It's true that the maestro here has been haunting me, and he has, like a spirit, been in this building long before he arrived here in person. And we made a piece called Miss Sarajevo. We hope to we will perform this song in Modena. On what is the date? The 12th of September. E lì ce l'aveva fatta. Avevate occupato lo studio totalmente, di loro, eh? Ma sì, perché Luciano era il primo anno che mi aveva chiesto di occuparmi della parte dei cantanti, della direzione del Pavarotti and Friends, e voleva che venisse bene per me. Luciano era molto generoso, oltre ad essere un grande motivatore di persone, quindi voleva assolutamente che io riuscisse a realizzare il mio sogno, ce l'ha messa tutta. Luciano era generoso davvero senza riserve, no? Tu mi hai detto tante volte, non aveva nessun rivale, perché non poteva averne, insomma, aveva questa fortuna, diciamo, di non avere rivali, se non se stesso. Esatto. No? Era una continua lotta con se stesso. Sì, perché lui, come ti dicevo prima, sapeva di aver ricevuto un dono e cercava sempre di dare il meglio di se stesso per poter rendere proprio tributo a quello che aveva ricevuto. E una cosa che dico spesso ai giovani cantanti è questa, che Luciano non ha mai cantato con l'idea di diventare famoso, ma semplicemente per cercare di dare il meglio per quella che era l'arte che amava di più. Come del resto aveva imparato da suo padre, tenore, sì, come del mondo contadino, sempre, insomma. Esatto, però lui ha sempre detto, la mia non è dedizione, la mia è devozione per l'opera. Beh, fantastico. Che è un concetto molto più ampio. Portare poi l'opera a tutti attraverso il Pavarotti and Friends, di cui tu sei stata poi diciamo, l'anima e l'organizzatrice in tutti i suoi anni, ha fatto conoscere a tutti Luciano, ha fatto conoscere a tutti l'opera, ha incontrato mondi che insomma erano non comunicanti, ma tutto ciò ebbe in realtà inizio, un grande inizio, in un momento del film che racconta il film, per me indimenticabile, luglio del 1990, sono l'incontro dei tre cosiddetti tre tenori, Carreras, Domingo e Pavarotti. Carreras tornava peraltro sulle scene dopo una terribile malattia, quindi insomma quello era il suo benvenuto di nuovo alle scene, e io me la ricordo per averla vissuta in televisione in quel giorno. Non so se Ronauer l'aveva vista prima, l'aveva visto mai prima quel concerto di Caracalla a Roma, ma ce l'ha fatto vedere in questo film, e guardate, è da brivido, è da emozione, è da lacrime, ciascuno può piangere se vuole, ma anche gioire insieme. Guardiamole, poi chiediamo un commento a Ron Howard, prego, guardiamo. Caracalla, 7 luglio 1990. Thank you.
Grazie, sai Ron, grazie davvero Ron. Per noi, in tanti modi diversi, Luciano è una persona a cui abbiamo voluto tanto bene e a cui ne vogliamo ancora. Grazie di cuore Ron. Well, I still sai, get chill. Io ho ancora i brividi, anche in questo piccolo monitor me lo vedo via satellite, nonostante questo mi fa venire i brividi. È un momento talmente incredibile. Mi hai detto prima, mi hai chiesto se l'avessi visto prima. No, sapevo che c'erano i tre tenori, ma non avevo mai avuto la possibilità di vederli dal vivo. Quando ho visto queste immagini sono stato non solo commosso, ma di più, proprio... naturalmente sono stato commosso come tutte le altre volte che li ho visti cantare. Un grande momento, una grande testimonianza, e quel momento è venuto fuori non solamente grazie alla professionalità, ma proprio era un momento anche per sostenere il ritorno di Carreras, era un momento di amicizia, e quindi quello che ti fa vedere Luciano è così puro e così meraviglioso. Nicoletta, hai detto Luciano voleva restituire in qualche modo il dono che aveva ricevuto. La fondazione di cui tu ti occupi continua nel lavoro che aveva iniziato Luciano. In che modo? Ma guarda, dopo la scomparsa di Luciano, io col mio team, che è lo stesso team che ha organizzato tutti i Pavarotti and Friends, che quindi aveva avuto la possibilità di conoscere bene Luciano, volevamo trovare un modo per continuare quello che era il suo sogno, che era quello di aiutare i giovani talenti e allo stesso tempo mantenere viva la memoria. E anche grazie a questo film, devo dire, è stato fatto un grande passo, e Ron ha continuato anche il sogno di Luciano di portare l'opera a tutti. Questo film porterà l'opera anche alle persone che magari non ne hanno mai avuto la possibilità, certo, di conoscere da vicino. E noi cerchiamo di offrire un palcoscenico ai giovani, quindi organizziamo concerti in tutto il mondo dove loro si possano esibire e confrontarsi con loro stessi e col pubblico, sempre nel nome di Luciano. Oltre all'artista, nel film viene raccontato Luciano Pavarotti uomo, nei momenti anche intimi, privati. E io, per salutarci, volevo mostrare queste immagini che, insomma, che sono tue, in realtà, che hai fornito tu. Sono pochi secondi, ma come omaggio ad Alice, se ci sta guardando, a vostra figlia. Prego. We lost my son very sad day, but we have Alice, so still a blessing. All the love that we should have for both of them is on her. Obviously, it was incredibly difficult at first, and she was tiny. Hey, what are you? I'm Alice. Right from the start of her life, you know, she was hanging on, she was strong. A Nicoletta, grazie per essere stata con noi. A Luciano Pavarotti e a Ron Howard, grazie. Ciao Ron, grazie. Complimenti. Pleasure, thank you. È stato un grande piacere. Grazie. Altrettanto. Arrivederci. Alla prossima. Al cinema sino a mercoledì. Pavarotti, grazie. Grazie. A presto. Grazie.